Ehi, prima di iniziare il video fai un salto su fandomion.com. Sono arrivati i nuovissimi abbigliamenti estivi su film, serie TV e anime. E con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione e nei commenti. Spider-Man Lotus, torniamo a parlarne per chiarire quanto successo nelle scorse settimane e per dare un primo sguardo al Goblin di questo film fanmade. Ma partiamo appunto da quello che è successo qualche settimana fa, ovvero i commenti razzisti, omofobi e chi più ne ha più ne metta dell'attore protagonista di questo progetto, quindi quello che interpreta proprio Spider-Man. Sono infatti saltati fuori dei commenti poco carini quando l'attore andava al liceo. Lui si è già scusato sul web dicendo che comunque è un atteggiamento che aveva durante quel periodo, ma che adesso è totalmente cambiato e che ovviamente non si permetterebbe più di rifare. È un po' come quello che è successo con James Gunn. Vi ricordate quella faccenda dove James Gunn fu licenziato dalla Marvel perché poi 20 anni prima aveva detto delle cose? Non ricordo esattamente cosa disse James Gunn, però più o meno la situazione era quella e poi alla fine la Marvel l'ha ripreso perché comunque, cioè, il regista comunque il suo lavoro lo fa, non è che è una cosa recente che dice, vabbè, cazzo, però dici certe cose ancora adesso, quindi ci poteva pure stare. Però sai, 20 anni fa una persona cambia pure, può migliorare. E quindi credo che questa brutta storia, questa brutta faccenda verranno piano piano un po' dimenticati, messi da parte, perché è un qualcosa che fa effettivamente parte del passato e non ha più senso ritirarla fuori adesso. Sarebbe stato un pochettino diverso se questi commenti fossero stati recenti, però non è così. E quindi Spider-Man Lotus sicuramente salterà fuori, perché comunque è un progetto stra mega seguito e sembra essere molto interessante, e infatti adesso daremo un'occhiata al Goblin di questo film fanmade, che ha un look veramente preso pari pari dal fumetto, cioè proprio così l'hanno preso, estrapolato e buttato all'interno di questo film fanmade. E da una parte apprezzo tantissimo questa cosa di essere molto fedele ai fumetti, ma dall'altra parte siamo sicuri che è una cosa buona da fare? Funziona davvero anche nella realtà, anche in un film live action? Non lo so, guardando questa prima immagine, poi sicuramente nel film, cioè vedendo qualche scena, ci sarà modo di rendersi più conto se effettivamente funziona oppure no, ma da questa prima immagine sono un po' combattuto perché, ripeto, sono molto pro a questa fedeltà al fumetto, ma un po' contro perché sembra un po' strano, sembra un po' brutto. È un po' strano vederlo nella realtà piuttosto che nei fumetti, perché nei fumetti è diverso, chiaramente. Però è affascinante, è particolare, è molto dettagliato, quindi apprezzo tantissimo il lavoro che c'è stato dietro. Poi comunque questo, ragazzi, è un progetto che ha un budget molto alto. Se non dico cazzate, più di 100.000 euro sono stati utilizzati per realizzare questo progetto fanmade. Che, ripeto, per un progetto fanmade, ragazzi, più di 100.000 euro, cioè porca miseria, tanta roba. Quindi veramente mi aspetto una cosa molto 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 carina. Abbiamo anche un'immagine del costume di Spider-Man distrutto dopo un combattimento con Goblin, molto figo. È da un po' di tempo che non si vede nei film di Spider-Man il costume distrutto, cioè dai tempi dello Spider-Man di Raimi, perché comunque in The Amazing 2, 1 e i vari film di Tom Holland il costume non ha mai avuto grandi danni. E diciamo che vedere un costume distrutto ti dà quella sensazione che effettivamente la battaglia è veramente tosta. Poi ragazzi, sono saltati fuori, sono stati leakati anche dei video dove c'è Spider-Man che combatte con Goblin, però sono stati leakati in qualità pessima, quindi neanche ve li farò vedere. E poi sono state leccate un po' delle scene che hanno girato, però senza effetti speciali, quindi inutile guardarle, inutile guardarle, io ve lo sconsiglio. Io ho dato una mezza occhiata, ma ripeto, non serve a niente perché si vede tutto male e non è neanche completo, quindi è completamente inutile. Però sembra che il progetto sia interessante effettivamente. All'inizio ero un po' scettico. E il film, ragazzi, è previsto per quest'estate o al massimo fine estate, quindi da qui a boh, fine settembre, inizio ottobre. Potrebbe esserci da aspettare un po', come potrebbe magari arrivare subito. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate. Se insomma il progetto vi interessa, se Goblin vi piace con questo look, ditemi la vostra. E iscrivetevi al canale su Twitch e tutti gli altri social in descrizione. E nulla, ragazzi, quando ci saranno altri aggiornamenti su Lotus, vi informerò al più presto. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima.